Buon pomeriggio e buon inizio di serata a tutti i nostri lettori. Buon pomeriggio e grazie di essere qui con noi quest'oggi a Lucia Confalonieri e Pietro Jar, che sono degli esperti assolutamente impareggiabili in tema di rete, uso della rete e valutazione di tutti gli aspetti che la rete ci prospetta e ci costringe ad affrontare. Allora, quest'oggi cercheremo di riflettere tutti insieme sul rapporto e la novità che ha rappresentato questo lockdown in termini di nostra consapevolezza della distanza e consapevolezza di come la distanza si possa colmare attraverso la rete. Prima di lasciare a tutti loro, a loro due la parola, perché credo che si gestiranno benissimo questo incontro anche in mia assenza, sono qui giusto per ascoltare, però chiederei a tutti e anche ai nostri lettori di fare uno sforzo di immaginazione, senza partire subito con una valutazione di merito, ma provare a immaginare come sarebbe stato questo lockdown per tutti noi, se non ci fosse stata la rete. Cioè, se fossimo stati in un'epoca che non è molto lontana, parliamo di anni, nemmeno di decenni, quando disponevamo magari di telefoni, magari anche già di telefoni cellulari, ma la rete non era uno strumento di uso comune. Ecco, io credo che si prospetta per tutti uno scenario molto diverso, nel bene e nel male. Quindi da questo punto di partenza vorrei cominciare a ragionare insieme a voi, anzi ad ascoltarvi, su tutto quello che la rete ha rappresentato e continua a rappresentare in quest'epoca di cambiamento traumatico, non definitivo, ma che sicuramente porterà delle variazioni di rotta per tutti noi anche sul lungo termine. Allora, la rete ha creato delle opportunità sicuramente in questo momento e ha permesso una serie di cose che senza la rete non sarebbero state neanche concepibili, ma ha anche costituito e messo in luce per tutti noi i suoi limiti, le complessità e le contraddizioni che la rete presenta in tempi normali e che in tempi come questi sono risultate più che mai evidenti. Chiederei a Lucia Confalonieri, direi, di cominciare questa conversazione e a Pietro Jar, per il momento sappi che hai il microfono spento, quindi quando ti toccherà parlare dovrai accenderlo per il bene di tutti noi. Grazie. Va bene, allora innanzitutto buonasera a tutti. Sì, è molto bella questa idea di immaginare un mondo con, che è quello che abbiamo, e senza la rete. Diciamo che la rete è un grande amplificatore, quindi accentua dei fenomeni che ci sono già. Pensiamo ad esempio al fatto che durante il periodo del lockdown è aumentato il nostro tempo in rete. Ma è aumentato tantissimo anche l'ampiezza dello spettro delle persone che sono state in rete. Ad esempio, si è abbassata molto l'età anche grazie al fenomeno all'iniziativa della didattica a distanza. Quindi bambini, adolescenti, anche con delle problematiche che ovviamente questo comporta. C'è stata un'amplificazione evidente del fenomeno degli acquisti online. Si parla addirittura di 2 milioni in più di nuovi utenti rispetto al periodo dell'anno precedente, il 2019, ad esempio, erano 700.000, quindi sono triplicati. E continuerà perché ci sono questi fenomeni, non è che poi si spengono una volta che l'emergenza finisce, si assestano, diventano più disciplinati, però continuano. Come dice Harari, il grande storico saggista israeliano, in qualche modo rientrano questi fenomeni, entrano a far parte della nostra quotidianità.
Tornando all'esempio del commercio online, un'altra cosa però interessante, quindi senza la rete, no? È proprio un classico esempio di senza la rete, è aumentato il numero degli acquisti nei negozi di quartiere. E quindi questo ha fatto riscoprire una socialità che invece, grazie alla presenza dei grandi centri commerciali, eccetera, eccetera, si era andata un po' persa. Quindi sono fenomeni che provocano, tirano fuori, fanno emergere situazioni molto diverse. A mio avviso, quello che, diciamo, le tre manifestazioni più peculiari di questo periodo di confinamento dovuto alla pandemia sono il lavoro a distanza, che può essere considerato smart working, per usare questa espressione inglese, chiamiamolo lavoro intelligente, ma non necessariamente, perché spesso proprio quando viene, come dire, viene utilizzato in situazioni di emergenza, ignora tutta una serie di processi che invece devono essere ampiamente analizzati e considerati. Il secondo fenomeno sicuramente importante è quello della didattica a distanza, il fatto che i bambini dalla scuola materna alla scuola primaria all'università si sono trovati ad assistere a lezioni, nel migliore dei casi, ad assistere a lezioni a distanza. Nel migliore dei casi, sì. Infatti qua cito anche due esperienze personali, poi quando magari approfondisco. E poi la terza cosa evidente è che un fenomeno già presente, che era quello delle fake news, delle notizie false, spesso messe in giro d'arte, è esploso con la pandemia, al punto tale che l'OMS ha inventato un neologismo che si chiama infodemia, cioè proprio le notizie false sul coronavirus, sulla genesi di questo virus e sulle cure, eccetera, eccetera. Quindi questi, secondo me, sono i tre aspetti importanti da indagare. Non so, se volete comincio a parlare del primo e poi cediamo la parola a Pietro, come pensate voi? A meno che Pietro non abbia, io un rimando. Se potevo, soltanto prima di entrare un po' più nel merito, io volevo ringraziarti per darci questa possibilità, per darmi anche la possibilità di fare propaganda a Slow Web, che è l'associazione nella quale appunto ci siamo conosciuti con Lucia e molti altri, perché è lì che è nato 3 anni fa qua a Torino l'idea di copiare da Slow Food, ma soprattutto da Slow Medicine, per un web giusto, per un web rispettoso, per un web che non mette certamente in discussione tutte le opportunità, ma aiuta le persone, le istituzioni, la società in genere a utilizzare il web in modo più responsabile. Ora, con la crisi Covid, crisi significa che tutti i valori veri delle organizzazioni, delle società, delle famiglie, delle relazioni vengono a galla, perché in una crisi ti puoi, per esempio, comportare bene o male. Puoi pensare subito di accaparrare cibo, puoi pensare subito cosa posso dare agli altri. Abbiamo visto delle cose bellissime, non necessariamente aiutate dal digitale, per esempio appunto gli acquisti nel quartiere, però ovviamente il digitale facilita tutte le comunicazioni. Io ho iniziato per esempio a comprare cibo biologico grazie a dei siti, eccetera, eccetera. Abbiamo visto le cose bellissime che sono le cassette nelle quali si mette del cibo, chi può mettere del cibo, eccetera. Questo è un modo di reagire in una crisi con dei comportamenti migliori. E nello stesso tempo le famiglie in cui si esercitava violenza sulle donne, ne abbiamo vista più violenza, le insegnanti che tendevano a finire il programma e istruire gli alunni anziché educarli, hanno istruito di più gli alunni ma li hanno educati di meno, eccetera, eccetera. Nello stesso tempo crisi e digitale significa che vengono a galla i valori veri della società e delle organizzazioni, e nello stesso tempo il digitale, come diceva giustamente Lucia, accelera tutto, rende appunto più a portata di mano le cose, e mentre a me fa molto piacere che acceleri il processo di rinnovo della mia patente e di erogazione della mia pensione,
mi fa un po' meno piacere che acceleri la mia esposizione alle fake news. Per cui, se questa crisi fosse stata senza digitale, magari leggevo le statistiche sui morti, sui contagiati da coronavirus da 2 o 3 giornali e mi elaboravo a casa un mio modello per capire come stanno andando le cose, che non è così difficile, invece di guardare 100 volte al giorno il sito coronavirus COVID della Hopkins University, cosa che ho fatto nei primi giorni e poi ragionando con altri amici abbiamo detto no. No, bisogna stare attenti, no? Riconquistare lo spazio della riflessione e dell'indipendenza, perché il digitale ti invita a dipendere da... C'è una componente additiva importante di cui parliamo proprio nel manifesto di Slow Web e non per niente lavoriamo anche con medici e psicanalisti, eccetera. Mi taccio. No, ecco, è molto vero quello che dici perché io stessa mi sono trovata a subire una forma di dipendenza da quel grafico colorato in giallo, arancione, verde che esce tutte le sere alle 6. È come se io avessi un appuntamento fisso con un'informazione che subisco passivamente senza esercitare un minimo di spirito critico. Quindi, al di là del fatto che c'è un rapporto molto complesso fra abilitazione, cioè creazione di opportunità e criticità. Ridò subito la parola a Lucia, diciamo, con una nota a margine, nel vero senso della parola, perché fra i nostri ascoltatori in questo momento c'è Nicoletta che pone la questione del rapporto fra pubblico e privato. Che con il fatto di lavorare a distanza e esporre la propria casa in una riunione di lavoro, beh, insomma, ha scompaginato un po' le carte. Quindi, Lucia, che cosa ne pensi di tutto questo? Quali sono le peggiori criticità di queste situazioni nuove che si sono create per tutti? Ma facciamo un passo indietro anche rispetto a quello che diceva Pietro su come deve essere, se la tecnologia è il nostro servizio o è qualcosa di esterno a noi, imposto, calato dall'alto. Allora, io credo che per ogni situazione, sia che parliamo di lavoro, che parliamo di didattica, di istruzione, di informazione, eccetera, noi dobbiamo partire da una visione, cioè dobbiamo avere una visione in cui ognuno gioca il suo ruolo, quindi ci sono i fornitori di tecnologia, ci sono gli individui che sono cittadini, lavoratori, consumatori, però fondamentalmente sono individui, e poi ci sono i governi, no? Le istituzioni che in qualche modo devono raccogliere le esigenze e formulare una visione che sia in grado di condizionare i fornitori di tecnologia e non viceversa. Certo. Quindi ci deve essere, quindi la tecnologia non è qualcosa che è determinata. Non esiste un determinismo tecnologico, ma deve esistere un processo che tiene conto delle interazioni tra questi attori che ho appena citato. Quindi, di qualunque problematica stiamo parlando di lavoro, stiamo parlando di didattica, di istruzione, di scuola, di informazione, è importante che non siamo soggetti passivi, fondamentalmente. Se volete parlo prima, parto dalla scuola, è Sì. uguale per me, visto che c'è la domanda di Nicoletta. Allora, innanzitutto a me ha colpito molto un'intervista che è stata fatta un paio di giorni fa su Radio 3, di cui sono una fedele ascoltatrice. Veniva intervistato il presidente della Caritas in Italia rispetto al tema, era quello della povertà, della nuova povertà, e lui diceva che il sintomo più evidente della nuova povertà che si sta venendo a creare in Italia, cioè sta aumentando perché ovviamente c'era già a causa del Covid, è la mancanza di strumenti proprio, strumenti utili, quindi computer, tutto quello che serve per sostenere la didattica a distanza, ma anche strumenti culturali, quindi questo grande digital divide. Che discrimina i bambini, i ragazzi, gli studenti in funzione della loro ceto sociale. Diceva che per lui questo è il sintomo più evidente di questo aumento di povertà.
La cosa mi ha colpito. Allora, quando le scuole si sono date da fare con tempi e modalità diverse per il blocco della didattica, vabbè, all'inizio molti si sono semplicemente limitati a inviare via mail compiti e quant'altro, lezioni. Cioè, ovviamente è una cosa assolutamente insostenibile. Poi pian piano hanno cominciato a utilizzare le piattaforme e però si è creata immediatamente una platea di persone escluse. A Ivrea, e parlo di Ivrea che è una cittadina che ha sicuramente un livello culturale, sociale medio-alto, io so di centinaia di casi, centinaia di bambini che sono stati bambini e adolescenti che sono rimasti esclusi e quindi poi servizi di volontariato, servizi territoriali di assistenza, insomma, si sono poi mossi per colmare questo vuoto. E questo è il primo aspetto, no? Quindi diciamo che avere un buon accesso, avere un diritto di accesso al digitale è un diritto umano. Dopo poi ci poniamo il problema di usarlo bene, eccetera, però qua parliamo proprio di un diritto che non c'è, che non esiste. E questa è la prima considerazione. Poi la seconda considerazione è che ovviamente, a differenza del lavoro, la problematica del lavoro è un po' diversa, ma in quella della scuola, dell'istruzione, il contatto umano è chiave, è veramente chiave, non solo nel rapporto docente-allievo, ma nel rapporto tra pari, perché nel rapporto tra pari, quindi tra lo studente e gli altri studenti, che si impara, che si cresce. In fondo il compito della scuola e di creare cultura, e la cultura viene fondamentale il confronto. Allora, che visione bisogna avere? Allora, io non sono un'esperta di didattica, però sicuramente bisogna avere una visione in cui, mettendo al centro il bambino, lo studente, l'adolescente, lo studente universitario, insomma, si capisce come, si può capire come lo strumento, l'accesso alla rete, dia dei gradi di libertà in più. Faccio un esempio. La navigazione ipertestuale, che è consentita attraverso la web, è uno strumento formidabile per alcuni tipi di studi, per molti. Prendiamo la storia. Se io devo studiare un evento storico, ma ho la possibilità in simultanea di andare a vedere nello stesso periodo, in altri luoghi o in contesti comunque su cui concorrono delle concause simili, che cosa sta accadendo? Beh, questo mi dà una forma di apprendimento non lineare, ma che mi mette in luce quelle correlazioni che il classico studio della storia lineare non mi permette. Quindi un grado di libertà in più. E questo è vero anche per la filosofia, per cui si può, anziché studiare, come facevamo noi al liceo, storia della filosofia, veramente si cominciano a studiare le problematiche filosofiche e la navigazione ipertestuale aiuta queste cose. E questo è un esempio. Però deve rimanere tutto, diciamo, lo scheletro di base fondamentale, che è basato sul confronto umano, perché senza quello tutto il resto decade. E questo per, non so se ho risposto, infatti c'è un commento che uno dice: la didattica a distanza non è buona o cattiva, dipende da come viene declinata, certamente. Quindi deve servire, deve rafforzare un'impostazione didattica avanzata. Cioè, io posso usare il metodo Montessori, no? Che è un metodo molto più all'estero che non in Italia, riconosciuto valido, e integrarlo con l'utilizzo della rete, del web, con la possibilità di confrontarmi con studenti o con ricercatori, a livello in cui sono, di altri paesi. Insomma, apre infinite possibilità, però ci deve essere questa impalcatura di base a monte. Nel caso ecco, non so, se volete aggiungere qualcosa, io mi fermo e poi mi magari... Mi ha alzato la mano come se fossimo in classe, quindi ecco. Perfetto. No, sì, grazie. L'osservazione di Nicoletta Tarducci sul discorso privato e pubblico mi fa tornare alla mente appunto una mia vita precedente. Io ho avuto l'avventura di incominciare a usare il web e le connessioni in una multinazionale circa 20 anni fa, quando i miei figli erano ancora adolescenti, e sostanzialmente io dovevo
usare quello che si chiama smart working, a me piace di più dire telelavoro perché non ha nulla di smart, ed è una situazione molto difficile da gestire. In primo luogo, di nuovo, è difficile da gestire per chi vive in 4 in 50 metri quadrati. È più facile da gestire se hai 4 saloni a disposizione, puoi chiudere le porte, hai un maggiordomo che ti porta l'acqua. Secondo, è difficile da gestire per chi ha dei figli piccoli che richiedono attenzione, no? Per me era già un po' più facile perché i miei figli hanno più di 10 anni, ma comunque significa un'intrusione del lavoro, sia dal punto di vista, insomma, non ve lo devo spiegare perché ormai tutti noi abbiamo fatto mesi di smart working. Quando poi su questo aggiungi il fatto che lavori su 20 fusi orari, e quindi dalle 6 del mattino a mezzanotte l'una circa ininterrottamente, ti fai l'idea che lo smart working sia un altro strumento sostanzialmente per che viene offerto a chi è pronto a calpestare certi diritti. Un altro dei valori che sono stati messi in evidenza dalla crisi e che mi ha stupito moltissimo, ma poi ripensandoci ero stupido io, è che molti datori di lavoro in Italia avevano paura dello smart working, nel senso avevano paura che la gente poi non lavorasse. No, cioè siamo ancora all'idea della bottega per cui la cartolina da timbrare. La cartolina da timbrare, il mastro che deve stare dietro all'apprendista, no? A controllare che non gli rubi sul collo, certo. E che non gli rubi il gesso e il cuoio, no? I colori, eccetera. Siamo ancora medievali, proprio incredibile. C'era questa paura, quando invece poi il telelavoro sostanzialmente porta inevitabilmente sempre a degli orari di lavoro che superano allegramente qualunque picco, eccetera. Penso che Lucia ne vorrà parlare ancora. Io vorrei fare ancora un accenno al discorso pubblico-privato, perché per me la più grande rivelazione di questo periodo è stata il fatto che questi strumenti di comunicazione sono diventati indispensabili per il lavoro, per l'istruzione, per la sanità, per la difesa ovviamente, eccetera eccetera, e però viviamo in un'epoca in cui il liberismo Thatcher, Reagan e via discorrendo è stato tale per cui lo sviluppo del digitale, lo sviluppo e il successo del liberismo è tale per cui la versione del digitale che accettiamo e che ci sembra naturale qua in Europa, qua in Italia, in questo momento, è una versione coniugata esclusivamente attraverso l'intervento privato, dove il pubblico al massimo può mettere dei paletti, può mettere delle cose, cioè stare in retroguardia anziché in avanguardia, no? Parliamo con Lucia che ha fatto Olivetti, con altri, ecco. Secondo me qua abbiamo da un lato la Silicon Valley e dall'altro i mostri del web statale cinese che fa anche finta, no, di dare Alibaba il controllo, l'app immuni cinese nelle mani di una multinazionale privata, però il privato cinese poi è uno statale, no? Però insomma, noi dovremmo trovare una via di mezzo per cui l'Europa non solo protegge i cittadini con GDPR eccetera, ma lancia un programma che ha a che fare con l'infrastruttura digitale pubblica o partecipata dal pubblico, in modo che qua non stiamo sempre solo a usare strumenti privati. A me il fatto che le maestre delle elementari, buttandosi a fare didattica a distanza, insegnino, debbano insegnare ai bambini a dire Google, quando no, a dire Google e a usare PowerPoint, e poi si eccitino perché sanno usare PowerPoint, ma non sa tenere una penna in mano, capisci? E mi dispiace, ma io non sono d'accordo. No, non
siamo d'accordo. Allora, sul tema dei diritti, ripartiamo dalla questione dei diritti, mi pare. Lì eravamo fermi, no, fermi, siamo andati avanti con Pietro, ma continuiamo su questo cammino. Sì, perché appunto dicevamo, la crisi genera delle opportunità, no? Genera giustamente delle nuove abitudini, la gente incomincia a usarle più o meno bene, no? Come fece quel scimpanzé col femore in mano, la prima cosa che fece non fu particolarmente costruttiva, no? Ce lo ricordiamo tutti. Poi però interviene la società che comincia a mettere delle regole. Ecco, siamo in quel momento, tutti noi insieme. Lucia. Prego. Sì, ma allora, no, sorrido perché io sono molto d'accordo su questa impostazione, però è una questione veramente di vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, oppure di buttare via il bambino e l'acqua sporca o solo l'acqua sporca. Allora, partiamo dal discorso del lavoro, no? E l'esperienza di Pietro è speculare alla mia. Io negli anni 90 in Olivetti, l'Olivetti aveva aderito a un'iniziativa del Ministero delle Pari Opportunità per cercare di migliorare la condizione delle donne nel mondo del lavoro, e allora io insieme al sindacato avevo fatto questa proposta, ho detto perfetto, il mio lavoro, io lavoravo al marketing all'epoca, è tutto proiettato all'esterno, mi propongo come candidata per fare il telelavoro. E mi ricordo sempre l'espressione terrorizzata del capo del personale dell'epoca che mi disse: eh sì, nel suo caso potremmo anche permetterglielo, ma creeremmo un pericoloso precedente. E questo è evidente, la paura di perdere il controllo, no? Questo accadeva a metà degli anni 90. Ora mia nipote, che lavora in uno studio di avvocati importante di Milano, lo studio ha chiuso per impedire a loro di lavorare da casa, perché il responsabile, il titolare dello studio, era incapace di organizzare un lavoro, perché se uno non è, cioè è chiaro che se non permetti un lavoro a distanza è perché non sei in grado di organizzare il lavoro. Quindi arriviamo al punto, il telelavoro, che può essere origine di sfruttamento, come diceva Pietro, disponibilità a lavorare più di 20 ore al giorno, non diritto alla disconnessione, negazione del diritto alla disconnessione, eccetera, eccetera, deve essere controautorizzato, deve essere normato, deve essere molto chiaro quali sono i limiti, i diritti, eccetera, eccetera. In effetti, lui parlava del discorso delle abitazioni, ma i nuovi architetti, gli architetti di adesso, i nuovi, quelli insomma, che si occupano delle abitazioni in questo momento, devono pensare, devono ripensare anche a come sono organizzate le case. Cioè è uno, ormai entriamo in un mondo in cui la rete è veramente così pervasiva che comporta il contributo di tutti, filosofi, architetti, cioè parliamo di smart working, bene, un architetto deve far parte di un team di lavoro che capisce come realizzarlo. Quindi ritorniamo al discorso che facevo all'inizio, ci vuole una visione. Ci vuole una tutela e una contrattualizzazione. Vi leggo solo due cose che a me hanno colpito dell'inchiesta che ha fatto, della ricerca che ha fatto la CGIL e la Fondazione di Vittorio. Se la trovo. Praticamente loro hanno fatto una stima di come è andata, un'analisi di come è andato questi mesi di telelavoro o di smart working. La differenza è, tra l'altro, per essere precisi con le terminologie, telelavoro è semplicemente buttare allo sbaraglio qualcuno lavorando da casa perché non c'è altra possibilità, senza dargli strumenti, senza dargli connessioni sicure, senza regolamentare il suo diritto alla privacy, alla sicurezza, alla disconnessione, eccetera. Lo smart working è invece il contrario di questo, e in più la definizione di obiettivi, un metodo di lavoro integrato, quindi insomma differenze ce ne sono. Comunque, tornando a questa survey, a questa ricerca fatta dalla CGIL e la Fondazione di Vittorio, c'è stato un, parto dalla conclusione, il 60% dei lavoratori continuerebbe con una formula mista, nel senso che ovviamente il lavoro da remoto non può assolutamente sostituire completamente la compresenza. Dove
dove diciamo adesso, a parte i vantaggi, il vantaggio è chiaramente il recupero di tempo, perché se tutto è normato e è definito bene, è chiaro che recuperare ore di tempo, pensiamo alle persone che vivono in città come Milano, Torino, Roma, eccetera, recuperare quel tempo e reintrodurlo nella propria vita ha valore. Questa cosa ha indubbiamente valore per l'individuo e per la collettività, perché sappiamo benissimo anche gli aspetti sulla mobilità, sull'inquinamento, eccetera. Cosa dicevano loro in termini propositivi, considerando che il 60% è disponibile a continuare? I temi che vanno indirizzati, l'alfabetizzazione digitale, cioè ci vuole formazione, così come nella didattica a distanza. Mia figlia, che sta finendo il Politecnico, si sta laureando in ingegneria energetica, mi diceva che soprattutto i professori, diciamo un po' più avanti negli anni, non sono, a parte la poca dimestichezza, e sembra strano anche perché siamo al Politecnico, ma è così, con alcuni strumenti, quindi un po' impacciati, non hanno un metodo didattico adatto alla didattica a distanza, perché non puoi pensare di fare una lezione a distanza così come la fai in presenza. I tempi sono diversi. Lei mi raccontava che deve seguire una lezione 3 volte, perché mentre la segue sono troppo veloci, perché non c'è il feedback, non possono captare i linguaggi del corpo, i riscontri visivi. Volevi dire qualcosa, scusa? Certo. Al microfono, Pietro. Volevo dire questo, che sarà interessante vedere una statistica a livello nazionale in Italia per sapere quante maestre quest'anno hanno concluso il programma. Questa famosa frase, questa locuzione, no? Non ho sono finito indietro, il programma. Sono indietro col programma, si sentiva sempre. Esatto. Nessuno ha mai finito il programma, tantomeno i nostri politici, se mi permettete la battuta. Quelli non lo iniziano neanche. Nelle scuole non si finiva mai il programma. Se ascoltate le persone in giro, quest'anno molti insegnanti hanno finito il programma. Perché? Perché hanno passato essenzialmente il loro tempo a scaricare, grazie a uno strumento che sostanzialmente ti consente di dominare. Ma certo, sì. E se posso dire la mia piccola esperienza, cioè io anche a me quest'anno, gioco forza, è capitato di tenere un corso all'università come tengo tutti gli anni per una ventina di persone. Ho finito il programma, ma io lo finisco sempre il programma perché è una mia scaletta, però certamente è stato spiazzante, un po' perché si è trattato di un'emergenza e quindi l'emergenza ha tutti i limiti del caso. Ma poi perché a rifletterci, appunto, il rapporto con gli studenti, il rapporto frontale era decisamente compromesso. Il tema è capire cosa ci vuole per colmare questo digital divide, sia dal punto di vista di chi offre le proprie competenze, sia dal punto di vista di chi le riceve. Quindi non è solo questione di fornire degli strumenti del hardware agli studenti, ma si tratta di fare qualche cosa di più sia nel mondo della scuola sia in quello del lavoro. Pietro. Piccolo spot pubblicitario, perché mezz'ora che non abbiamo pubblicità ne abbiamo un certo bisogno, come fate? Certo. Sempre Slow Web, con una delle prime cose che ha fatto 2 anni fa con Specchio dei Tempi alla Stampa qua a Torino, abbiamo fatto un corso che si chiamava, il cui titolo era Lo smartphone non ha età. Con Specchio dei Tempi avevamo pensato di fare mettere fuori un piccolo quadretto sulla stampa dicendo chi è interessato ci scriva, e poi avevamo già programmato il fatto di mettere dei riquadri più grossi per attirare più gente. Il primo giorno abbiamo messo fuori un aggeggio che era un pollice per un pollice e abbiamo ricevuto 700 domande quando noi pensavamo che con 40 avremmo fatto il pieno, no? Abbiamo chiuso immediatamente tutto perché c'era una domanda appunto di istruzione e di educazione digitale, sono le cose diverse di cui dicevi. Finito lo spot, chiuso la graffa. Sì, sia nel caso della didattica che nel caso dello smart working è fondamentale avere, allora nel caso degli insegnanti, una formazione per come utilizzare questi strumenti in modo efficace, avendo in mente che ci vuole una visione alle spalle, no? Come dicevo prima.
E anche nel caso del, ovviamente dei lavoratori, parlavo ad esempio con mia sorella che lavora nella pubblica amministrazione, mi diceva è successa una cosa incredibile, cioè avete presente l'inerzia della pubblica amministrazione? Bene, in 2 settimane sono riusciti a arrivare a più del 90% col telelavoro, no? Però naturalmente questo ha messo immediatamente sotto la lente di ingrandimento i problemi, quindi che dovevamo utilizzare strumentazione propria, che non erano minimamente supportati, quindi questo discorso della formazione e dell'alfabetizzazione digitale è fondamentale, perché in modo trasversale direi appunto nel pubblico e nel privato. Poi c'è un'altra cosa, lavorare a distanza, siccome appunto viene meno il discorso del controllo, laddove il controllo non è altro che un alibi di chi non è capace di organizzare il lavoro, non è capace di dare obiettivi. Allora, questo richiede uno sforzo in più perché bisogna per forza lavorare per obiettivi. Alcuni, ad esempio, anni fa ricordo che avevano messo in piedi una metrica per valutare la produttività delle persone in base al numero di digitazioni sulla tastiera. È folle, perché basta un programma che emula una cosa del genere, ovviamente. Quindi definizione degli obiettivi e poi misura benchmark sui risultati, cioè come è migliorato il mio lavoro, la produttività del mio lavoro, del mio, del gruppo, dell'azienda, con dei raffronti con la situazione precedente. Questi punti sono fondamentali. Certo, ovviamente poi ci deve essere, prego. No, è che tutto questo richiederà del tempo di deposito di questa esperienza emergenziale per capire cosa trarne in termini definitivi. In questo senso Slow Web è stato un anticipatore di quelle tendenze che ci saranno per forza a lavorare e riflettere su quello che è accaduto. Sì, consideriamo il fatto che per le... Dai il microfono. È il momento dei diritti, Lucia, forse possiamo ricordare appunto negli Stati Uniti ci sono anche stati dei datori di lavoro che hanno cercato di attivare quella camera attraverso cui mi vedete, questa camera qua, per verificare se i dipendenti fossero effettivamente al lavoro, no? Perché ovviamente il digitale ti permette questo dal punto di vista tecnologico, no? È il momento dei diritti, cioè il momento appunto in cui passato il primo momento della crisi, comunque deve intervenire il legislatore, come diceva giustamente Lucia, il normatore, devono intervenire i cittadini, circolo dei lettori e via discorrendo, perché... Sindacati. Certo. In tutti i settori per far sì che sia trovato il giusto bilancio fra diritti, doveri di tutte le controparti, eccetera. Sempre in un quadro però che, ripeto, a livello europeo è molto favorevole il fatto che abbiamo messo fuori questo GDPR, che per molti sembra una seccatura, ma è una specie di dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Viene visto in tutto il mondo, si guarda al GDPR europeo come un punto di salvaguardia appunto. Da un lato abbiamo la Silicon Valley che non si fa scrupoli, giustamente, perché il suo mestiere è far profitto, di usare questi strumenti in un certo modo. Dall'altro abbiamo la Cina e forse anche la Russia, non dimentichiamo, no? Che usano il web in quell'altro modo, ecco, né l'uno né l'altro ovviamente. Io volevo riprendere un secondo la suggestione di cui avevate parlato prima degli architetti. Essendo ingegnere civile di formazione, a me viene da dire questo: quando nascevo io negli anni 50, le case, i ricchi se le costruivano col rifugio antiatomico. Ok. Oggi i ricchi le case se le costruiranno con la stanza di decontaminazione, giusto? I loro impianti di condizionamento non saranno i nostri, perché avranno dei filtri particolari che beccheranno anche i virus, eccetera. Io ho fatto una proposta a un gruppetto di architetti ed è questo:
Uno dei problemi dello smart working, che giustamente Lucia dice, si tratta di lavorare magari un giorno o due da casa su degli obiettivi precisi in coordinamento e non sbattuti. Uno degli obiettivi dei problemi dello smart working in Italia è il fatto che abbiamo delle abitazioni che in media sono inferiori di spazio del 20-25% a molti altri paesi occidentali. Delle abitazioni piccole. Si tratta probabilmente di fare dei co-working condominiali, sì, o di quartiere. Potrebbe, no? Essere una bella idea, almeno sì, si assolutamente. Un minimo, almeno, assolutamente. Esci di casa, cioè tu madre, molli i figli al marito, no? E vai in un altro posto e finalmente hai un'ora, 2 ore per te. Poi magari torni a casa e rifai lo stesso nel pomeriggio, ma non hai il bambino che ti tira per la giacca e il marito che vuole la eccetera, eccetera, no? Smart work, appunto, dei luoghi di quartiere. A me ricorda tanto la lavapanni, la lavatrice che la mia zia che viveva a Zurigo aveva nel basement, no? In cantina, e dove avevano una lavatrice su 10 alloggi. Ma lì è troppa, troppa civiltà, ci vorranno altri 10 epidemie per arrivare a quello. Poi questa idea della sala condominiale, invece, che in alcuni, una volta c'era anche la sala giochi, no? Che si usava, si doveva fare una festività. Questa idea è geniale. Una volta avevamo i cortili, Elena. Avevamo anche i cortili. C'era quell'invenzione pazzesca che erano i cortili che venivano usati dai bambini e non per mettere le automobili, capisci? Sì, sì. Si mettevano i bambini, il cortile era chiuso e a turno si guardavano i bambini gli uno degli altri, e questa organizzazione pazzesca permetteva che i bambini, eccetera, eccetera. Però... No, questa idea del co-working la volevo dire anch'io, perché in effetti i giovani la stanno già utilizzando, cioè stanno già utilizzando questi spazi comuni, ma non solo per socializzare, proprio anche per, pur lavorando magari in ambiti diversi, per scambiarsi le idee, per fertilizzarsi a vicenda. E quindi è un punto fondamentale. Poi... Certo, poi fatto a livello condominiale è ancora un altro... Sarebbe veramente... Ci sono tanti negozi chiusi, no? Ci sono tanti negozi chiusi oggi nei nostri quartieri. Si tratta appunto di far girare le hotel. Noi stessi, come circolo dei lettori, come luogo fisico, abbiamo questa vocazione. Cioè tanti ragazzi, ma anche non ragazzi, che passavano magari il pomeriggio nella nostra sede, perché c'è il wifi, c'è la rete, c'è un bar dove potersi rinfrancare, e un ambiente di lavoro che tale non è, ma che lo diventa se si arriva con i propri obiettivi. Certo. Adesso purtroppo anche le biblioteche, magari anche i parchi, viste nella bella stagione. Ma questa idea di un lavoro intelligente, come dovrebbe essere lo smart working, fatto in un contesto che dia salvaguardia di una certa socialità per un verso, e dall'altra delle garanzie soprattutto per le fasce delicate, come sono state e sono le donne più che mai in questa emergenza. Purtroppo non ne abbiamo avuto molto tempo per parlarne, magari combiniamo un altro incontro, perché io volevo portarci verso la conclusione facendo raccontare un po' a Pietro una questione che pochi conoscono, ma che è quello della sostenibilità del web, perché tutti pensano che il web sia, da un punto di vista ambientale, assolutamente gratuito. In realtà non è proprio così. Allora, per l'ambiente e per la terra, come ti è capitato di scrivere, è meglio comprare un libro di carta o un giornale di carta o leggerlo su uno schermo? Così il nostro utilizzo parossistico della rete in questo periodo ha veramente fatto un bene totale all'ambiente, o un discorso un po' più complesso? Per quanto riguarda, io mantengo ancora una posizione per un'associazione che aiuta l'aggiornamento professionale al Politecnico. 2 anni fa demo spazio appunto ad una analisi da parte di diversi professori, a partire ovviamente dalle terre rare che ci sono dentro a questi aggeggi e a tutte le storie di sangue che ci sono qua dietro. C'è un impatto ambientale, perché la rete appunto non è eterea,
Questa trasmissione che noi stiamo facendo richiede che passino degli elettroni in certi cavi, che girino certi server, che vengono raffreddati perché scaldano moltissimo, tant'è che si mettono al polo nord, ma si mettono al polo nord non per far bene al polo nord, perché si mettono al polo nord perché scaldando tanto lì costa meno raffreddarli. Allora, se io mando un video a te o lo mando sia a te che a Lucia, io faccio due azioni diverse. Con la prima azione consumo un tot di energia elettrica, con la seconda ne consumo un po' di più. E noi dobbiamo essere coscienti del fatto che questa energia che noi consumiamo è importante. Le discussioni sono infinite perché ovviamente qua gli interessi in gioco sono enormi. Il dato di fatto è che i nostri consumi energetici, nonostante le incredibili ottimizzazioni che si stanno facendo, perché è ovvio che si stanno facendo, esattamente come sui motori a scoppio, eccetera, eccetera, no? Nonostante queste incredibili ottimizzazioni, i tassi di incremento di consumo di energia elettrica viaggiano fra il 10 e il 15% annuo. Ma quanto? Beh, già adesso a livello mondiale nessuno ti dice che le ICT, l'industria delle telecomunicazioni, consuma meno dell'industria avionica, pre-Covid ovviamente, perché adesso l'industria avionica è a terra, no? Pre-Covid. Noi che siamo preoccupati di prendere l'aereo e lasciare un'impronta, beh, dovremmo essere un po' meno preoccupati, perché in fondo dovremmo più preoccuparci quando scaraventiamo 500 video e li condividiamo gli uni agli altri, eccetera. Allora io dico questo: l'impatto c'è. Gli svedesi, di cui a volte ci si può fidare, hanno calcolato che è 2,5 il tasso di equilibrio. Cioè, se tu mi dai un libro di carta, tipo questo, e lo leggo, questo l'abbiamo presentato al circolo 2 anni fa, no? E lo do a te e a Lucia. Questo fatto che ci passiamo il libro, al di là di altre cose, 2 volte e mezzo, il 2,5 già batte, la carta batte la rete a un fattore di 2 volte e mezzo. Cioè, se me lo compro, me lo consumo e non lo condivido con nessuno, è meglio leggerlo online. Pensa al giornale online. Se tu apri la stampa, no? 3 volte in un giorno, oppure te la compri? Beh, tutto questo L'impatto. ovviamente è opinabile, discutibilissimo. I numeri, io ho lavorato nel campo ambientale per decenni, i numeri sono discutibilissimi tutti quanti. Il messaggio importante è: attenzione, non è tutto oro quello che luccica, e per me c'è un altro messaggio importantissimo e molto rassicurante. Non è vero che svilupperemo sempre più big data. Non è vero, perché a un certo punto non avremo più un universo per far girare i server per i big data. Quindi mettiamoci il cuore in pace. Tutto quello che vi raccontano sul fatto che sempre di più, sempre di più, sempre di più, no, ci penserà l'equilibrio della termodinamica. A un certo punto la nuvola sarà piena, in parole povere, il nuvolone di dati. E io andrei avanti ancora a oltranza, ma il tempo è tiranno. Vi ringrazio tantissimo e penso che riprenderemo il discorso magari anche il giorno in cui avremo la possibilità di un incontro fisico, perché il circolo deve tornare ad essere quello che è sempre stato, cioè un luogo di incontro fisico. Vi lascerei con la notazione di Raffaella, che fa l'insegnante e dice: ho vissuto come opportunità per migliorarmi e imparare cose nuove lo smart working, poi ne sono stata fagocitata. Ora vediamo di fagocitare senza essere fagocitati, e mi pare che quest'oggi, grazie a questo incontro, abbiamo avuto qualche utile indicazione per una gestione più soggettiva e meno da oggetti della rete e di tutto ciò che porta con sé la digitalizzazione. Grazie a tutti e grazie Grazie. soprattutto a Lucia e a Pietro, e davvero alla prossima. Grazie a voi. Arrivederci. Ciao. Arrivederci.